Ecco, siamo qui con Monsignor Alessandro Plotti, arcivescovo emerito di Pisa. La prima domanda: come valuta la proposta avanzata da più parti, tempo fa Martini, recentemente Hans Küng, di un nuovo concilio? Un concilio è un affare, insomma, importante e grosso, perché oggi sono 4.500 i vescovi nel mondo e quindi convocarli tutti in concilio diventa un problema serio anche per quanto riguarda poi la gestione del dibattito, perché avviare un dibattito con un'assemblea di questa proporzione non è facile. Il Concilio certo è un fatto straordinario ed è, direi, un capitolo di una storia che si sviluppa sempre di più, no? Che riguarda un po' la Chiesa e soprattutto la sua funzione di evangelizzazione nel mondo di oggi. Certo, i tempi del Concilio Vaticano II sono in qualche modo un po' passati, perché la situazione oggi è sostanzialmente diversa. Cioè, la Chiesa si trova a portare il suo messaggio in un mondo che è cambiato totalmente da come era negli anni 60, no? Perché è chiaro che l'evoluzione è molto più rapida nel mondo. È molto più lenta nell'acquisizione di certe istanze che dovrebbero riguardare appunto l'evangelizzazione. Certo, bisogna dire che il Concilio Vaticano II non è che è stato totalmente digerito e recepito, perché dopo i primi entusiasmi c'è stata una sedimentazione, direi, abbastanza chiara, no? In quello che era un po' la spinta, diciamo, di rinnovamento, perché il Concilio Vaticano II ha riguardato soprattutto la Chiesa, la funzione della Chiesa, la costituzionalità della Chiesa, l'istituzionalità della Chiesa. Siamo passati appunto da una concezione verticistica, piramidale della Chiesa, a una visione partecipativa, no, della Chiesa, quindi la Chiesa come popolo, non più come società perfetta, no? Io che ho fatto gli studi alla Gregoriana negli anni 50, ricordo il corso del padre Zappellena, che era fondamentalmente un corso che rappresentava la Chiesa come societas perfecta, no? E quindi da contrapporre in qualche modo alle società civili che stavano in qualche modo, diciamo, emergendo, no? Nel contesto dell'economia internazionale. E quindi questa idea di popolo non è che sia proprio entrata nella mentalità e anche nella prassi della Chiesa oggi, perché fondamentalmente rimaniamo ancora una Chiesa clericale, dove il vertice rimane ancora fondamentalmente, diciamo, in mano al clero. La collegialità, la compartecipazione, la ministerialità, soprattutto per quanto riguarda i laici, no? E quindi l'autonomia, tanto difesa e promossa dal Concilio Vaticano II, no, non ha trovato ancora, a mio parere, un suo sviluppo adeguato. E quindi purtroppo abbiamo bisogno spesso di collaboratori che siano obbedienti, che siano in qualche modo un po' proni per le attività intraecclesiali. Manca questa spinta a un laicato maturo, autonomo, che si assuma in proprio, senza deleghe, le proprie responsabilità e le porti nel mondo, attraverso quella che Lazzati chiamava la consecratio mundi, no? Cioè la penetrazione della parola di Gesù Cristo nei contesti culturali, socio-economici di una società che è sempre più lontana dai valori
spirituali e trascendenti, no? Quindi oggi si parla molto di secolarismo, si parla molto di relativismo, si parla di valori innegoziabili, tutte belle cose, però rimaniamo ancora nel campo dei grandi principi teorici. Nella prassi, di fatto, la presenza dei cattolici nel mondo, nella società, diciamo, che vive, che opera, è molto, direi, inespressiva per molti aspetti, non riesce ad incidere profondamente. Quindi credo che questo è un punto su cui bisognerebbe insistere molto. Ma poi c'è un altro aspetto che forse è ancora più delicato, che è quello della collegialità dei vescovi, no? E noi siamo ancora in una centralizzazione, no, del potere spirituale. E questo è il grande ostacolo anche all'ecumenismo, perché tutta la tradizione della Chiesa ortodossa è invece per la collegialità delle chiese, diciamo, autocefale, no? Quindi ogni patriarca praticamente vive in unione spirituale con gli altri, ma nell'autonomia della sua chiesa, che ha quelle caratteristiche specifiche di presenza nel proprio contesto culturale, sociale, no? Ecco, quindi noi purtroppo spesso non viviamo la collegialità, no? E quindi lo vediamo anche nelle nostre realtà locali, no? In Italia ci sono molti vescovi, forse troppi, e quindi diventa anche per questo difficile, però di fatto non si vive la collegialità in maniera piena e totale, perché anche le assemblee della conferenza episcopale non sono la promozione di opinioni diverse, di confronti sulle diverse sensibilità e su diversi anche modi di interpretare la società di oggi, no? Voglio dire, se si restringe sempre di più l'opinabilità e quindi la relatività anche delle scelte pastorali, perché si dogmatizza tutto sempre di più, il potere centrale rischia poi di soffocare qualunque tipo di, come posso dire, di dissenso, no? Perché oggi bisogna gestire anche il dissenso, perché c'è una pluralità, no? di interpretazioni, di sentimenti, di modalità di intervento, no? che creano divisioni, e invece dovrebbero essere una grande ricchezza, perché tutti serviamo l'unica verità, che è poi Gesù Cristo. Però voglio dire, se non c'è spazio per scelte diverse, non contrastanti, ma divaricate per quanto possibile, però verso l'unità, verso una comunione che non è appunto intruppamento, ma è veramente frutto di carismi, no? Allora questo credo che sia il problema fondamentale oggi, no? Perché sempre di più la Chiesa deve ritrovare la sua funzione e la sua missione. Quindi se un nuovo concilio dovesse in qualche modo ricalcare ancora una volta questo schema un po', diciamo, obsoleto, sarebbe un'altra delusione. Io credo che in questo momento, così per quanto io possa annusare, diciamo, l'atmosfera, non credo che ci siano le condizioni proprio migliori per poter avviare un concilio dove si dà davvero spazio a tutti e dove tutti possono liberamente manifestare il proprio modo di vedere e di sentire la Chiesa nella pluralità, appunto, delle situazioni. Troppo lungo.